merito dell'Ascoli, che era molto aggressivo, ma lo sapevamo, ma soprattutto perché ci è mancato proprio il filo del gioco e quindi non siamo mai riusciti a renderci pericolosi, a fare quello che volevamo fare. Per quanto riguarda la seconda domanda, Rudy non sta bene. Ieri pomeriggio si è fermato durante l'allenamento, ha un problema al ginocchio e quindi non era in condizione di giocare perché sarebbe stato a rischio poi magari sostituzione. Ma non butterei assolutamente la croce addosso a Sorensen. Ci sono stati comunque degli errori, dispiace tanto averla persa perché al secondo tempo i ragazzi hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, hanno dato tutto quello che avevano, abbiamo cercato anche di vincerla e dispiace averla persa. Chiaramente ci sono stati degli errori importanti, soprattutto sul secondo gol, che ci hanno poi punito. Insomma, dispiace soprattutto aver preso il pari del 2-2 perché altrimenti sarebbe stata un'altra partita. Senta, mister, buonasera. Questa sera mi sembra, questa è la mia sensazione, insomma, la difesa a 4 con un giocatore in più tra centrocampo e attacco non abbia portato grandi benefici. Insomma, la squadra non è stata ordinata, come nelle precedenti 5 partite della sua gestione. Ha fatto fatica proprio a trovare le distanze. Ma oltre alle distanze, soprattutto il gioco, insomma, dovevamo fare cose diverse quando avevamo palla. Invece non siamo riusciti a farlo, ripeto, merito dell'Ascoli, ma demerito anche nostro. Al secondo tempo abbiamo fatto quello che dovevamo fare, siamo passati in vantaggio, ci hanno ripreso, ripeto, su un errore brutto, e poi abbiamo cercato di fare la partita che dovevamo fare. Abbiamo cercato anche di vincerla con l'innesto di un giocatore fresco che potesse darci quella qualità in più. E dispiace aver preso il terzo gol perché mancava 1 minuto e mezzo e sicuramente il danno è stato pesante. Scusi, mister, ecco, io mi gioco subito la seconda domanda. Sul piano dell'impostazione, qual è stato il problema? Busellato si sarebbe dovuto abbassare per costruire, anche se lui non ha nel DNA, insomma, la costruzione del gioco. Ma dovevamo fare meglio soprattutto sulle catene, sia a destra che a sinistra, non siamo riusciti a trovare le distanze giuste, sbagliavamo movimenti e quindi è chiaro che l'Ascoli aveva vita facile nel venirci a prendere e a rintuzzarci ogni volta che cercavamo l'uscita, che inizialmente era sicuramente giusta, poi dovevamo fare dei movimenti diversi, cosa che i ragazzi hanno fatto bene a Pordenone, oggi non ci è riuscito e quindi. Ma nonostante ciò, insomma, siamo andati a fine primo tempo sul pareggio e poi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Siamo passati in vantaggio, ripeto, e poi tutto quello che ho detto in precedenza. Chiusi. Valerio. No. Assolutamente, ripeto, dispiace proprio per questo non essere riusciti a terminare la partita una volta che non siamo riusciti a vincerla, a portarla a casa, perché il pareggio ci stava tutto ed è sicuramente una mazzata pesante. Da domani si riparte, abbiamo l'obbligo di crederci perché la classifica è brutta, ma non ci condanna ancora ed è ovvio che ci tocca fare adesso risultati importanti. Era nelle nostre corde. E nel nostro desiderio, quello di cercare di vincere questa partita, e non ci siamo riusciti, però si riparte. Da domani si riparte con grande convinzione perché il campionato è ancora lungo, ci sono ancora 9 partite. È chiaro che questa è una sconfitta che è pesante. Buonasera mister, le chiedo al netto di lei ha fatto bene, sono stato il primo a dirlo, da quando è arrivato lei c'è stato sicuramente un cambio, però questa sera i soliti errori, ripeto, lei non ha colpe in questo su determinati giocatori che segnano il percorso di questo Pescara di quest'anno, soprattutto mi riferisco ai senatori,
però adesso le faccio io la domanda: quanto ci crede lei in questa salvezza, vista i 5 punti? Cioè, è davvero fattibile? Perché aver visto gli errori di questa sera in partite così importanti, ripeto, da gente che dovrebbe caricarsi la squadra sulle spalle, la vedo abbastanza difficile. Ma noi siamo tutti sulla stessa barca, quindi abbiamo tutti in ugual misura le nostre responsabilità, e io mi prendo tutte le mie responsabilità, così come i calciatori. Ripeto, questo è un gruppo che oggi ha dato tutto quello che aveva. Abbiamo sbagliato il primo tempo sicuramente, ma la squadra ci ha messo grande volontà, e quindi da domani abbiamo il dovere di ripartire, di continuare a lavorare, di limare oggi degli errori che sono stati importanti e sui quali certamente il tempo non ci aiuta per lavorarci, però dobbiamo ottimizzare il tempo che abbiamo a disposizione, e quindi sabato si andrà a Vicenza e si cercherà di fare come i ragazzi stanno tentando di fare sempre, la partita della vita. Oggi purtroppo non ci siamo riusciti, però dobbiamo guardare avanti. Mister, buonasera, Francesco Paolo Salviani, Versino News. Ecco, però quello che sembra che questo Pescara ogni volta che ha una chance la spreca, oggettivamente. Forse veramente serve qualcos'altro oltre fare la partita della vita. Non so se è della mia stessa opinione, perché oggettivamente questa sera bisognava solo vincere. Ma questo lo sapevamo, sapevamo che era una partita per noi, come ho detto anche ieri, molto importante, non decisiva, e quindi oggi questa sconfitta la dobbiamo assorbire quanto più velocemente possibile, perché ci sono 5 punti che non sono un'eternità. E limando quegli errori, migliorando soprattutto nella finalizzazione, cercando di essere a volte meno egoisti e cercare di essere più lineari possibili, e cercare di buttare il cuore oltre l'ostacolo. La squadra al secondo tempo oggi l'ha fatto. Il primo, ripeto, certamente c'era la volontà di fare un'altra partita, non ci siamo riusciti, e ci dispiace per questo, però dobbiamo guardare avanti cercando di recuperare quanti più giocatori possibili.